Questo video è sponsorizzato da Games, il primo sito di eSports Coaching in Italia. Se vuoi prenotare anche tu una lezione di FIFA con i migliori coach del settore, visita il link in descrizione. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Continuano ad uscire SBC nuove su FIFA 23 e quindi noi continuiamo a recensirle per voi. Noi, cioè io continuo a recensirle per voi. No, sottolineo perché alcuni ragazzi che mi iniziano a seguire da poco, iniziano a seguire la pagina No Weakfoot su YouTube, Instagram, TikTok, eccetera, pensano che siamo un gruppo, ma in realtà No Weakfoot sono solo io. Quindi, chiusa questa parentesi, parliamo oggi di Richarlison nella sua versione Moments. È uscita proprio ieri la sua SBC e quindi io non potevo chiedere al buon Momofoot, ovvero Daniele, di prestarmi il suo account. Infatti lo ringrazio ancora, è lo stesso ragazzo che ci ha prestato l'account per altre recensioni che avete visto sempre qui sul mio canale. Niente ragazzi, analizziamo un po' questo Richarlison e vediamo se vale la pena sbloccarlo. Innanzitutto, il costo della sua SBC attualmente è di 461.000 crediti, quindi non poco. Altezza 181 cm, alto normale di Warcraft, piede destro ma con 5 di piede debole e 4 mosse abilità. Come tratti ha classe, dribblatore veloce, forte di testa, dribblatore tecnico e tiro d'esterno, non tiro di precisione. Come ruolo primario in realtà ha ATT, ruoli alternativi AS e AT. Adesso voi lo vedete AS perché per ibridarlo nella squadra di Momo l'abbiamo dovuto mettere così. Stats in game 93 di accelerazione con 87 di velocità scatto, posizione attacco 89, finalizzazione 90, potenza tiro 91, tiro dalla distanza 81, passaggi così così perché passaggio corto 85 va bene, passaggio lungo 71 ma se lo utilizziamo attaccante non ci interessano, ed effetto 82 che non è il massimo. Agilità 86, equilibrio 79 che è quello che vogliamo testare in game perché è sempre stato un problema di Richarlison, perché è anche un body type abbastanza spesso. Reattività 87 che non è male, controllo palla 89, dribbling 91 e freddezza 88. Poi precisione testa 95 e infine elevazione 95, resistenza 89, forza 84, aggressività 92. Direi quindi di andarlo a testare in game, ma prima vi ricordo come sempre di lasciare un bel like per farmi capire che queste recensioni vi piacciono e vi tornano utili e poi ovviamente di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nelle prossime recensioni, nei prossimi contenuti. Anche perché tanti di voi guardano i miei video senza essere iscritti, ma iscriversi è assolutamente gratis, nessuno vi toglie niente. E poi date una grossa mano a me nella crescita in questo progetto. Quindi grazie ancora e ci vediamo in game. Dai. Ah ragazzi, non ve l'ho detto prima, utilizzerò il 4-2-3-1 per testare questo Richarlison, che comunque è uno dei miei moduli preferiti, lo sapete. Oppure il 4-2-2-2. Ok, ottima azione qui, cioè ottima azione. Ha tagliato bene il campo. Guarda che numerone, col tunnel pure. Un po' a fortuna, eh. E poi vabbè, esultanza ignorantissima. Mamma che botta, tiro ragazzi, epico, pure col sinistro soprattutto. Non si gira benissimo, eh. Finalizzazione clamorosa. Facciamolo correre un po' sto Richarlison, va. Primo controllo male male. No, no. La finalizzazione veramente nulla da dire. Non ha sbagliato un tiro davanti alla porta. Bellissimo questo, gran posizionamento in questo caso e grande taglio. Poi la palla di Xabi Alonso perfetta, pallonetto delizioso col sinistro sempre.
Non mi è piaciuto come si è spostato il pallone qua, eh. Bel mancino. Dove l'ha messa Enricia? Ho sbagliato io assolutamente. Il giro pure non è il massimo, abbiamo avuto già un paio, non mi entusiasma. No dai, che controllo era? Peccato, va bene così. No, non così. Dai però, eh. No, no, no. Cambi di direzioni? Assolutamente no. Dai. Bravo Ricia. Vai Ricia, vai Ricia. Ma no, non mi puoi sbagliare il tiro così a porta vuota con l'esterno, dai. Bravissimo, bravissimo, ok. Fammi vedere questa velocità a campo aperto, ah. Zero, praticamente zero. Bravo, bravo, bravo. Vai, bravo. Eccoci qua, allora abbiamo testato questo Richarlison SBC, 5 partite, 9 gol, quindi comunque uno score di tutto rispetto, 0 assist, ma ce lo potevamo aspettare dalle stats di passaggio che ha. Traiamo un po' le nostre conclusioni. Allora, che tipo di giocatore è? Innanzitutto va utilizzato solo ed esclusivamente a TT. Non so chi lo voglia utilizzare a S, ma ve lo stra sconsiglio. Parliamo della velocità. Accelerazione 93 si sente? Assolutamente no. In realtà sui primi passi fa molta fatica a prendere velocità. Mentre la velocità scatto 87, quando lo beccate già a campo aperto, magari che è già partito e quindi lo fate inserire con un filtrante, si sente, quindi magari su un contropiede lui è già partito, fate il triangolo col filtrante alto, filtrante basso, tiene molto bene la velocità e il campo lo prende abbastanza facilmente. Il tiro secondo me è il suo pro migliore insieme alla finalizzazione, perché sia di destro che di sinistro, come avete visto anche nelle clip, finalizza senza alcun problema. Si sente con l'82 di effetto, perché tiri a giro o d'esterno non sono il massimo. Però finalizzazione veramente incredibile, quindi sapete che sotto porta non sbaglia. Potenza tiro 91 anche assolutamente confermata. Il dribbling male male, cioè se trovate veramente avversari che sanno difendere non dribbla nessuno. Né con le skill, se le fate le fa in maniera molto lenta. Ho provato qualche Berbatov spin, ho provato qualche crocheta, qualche ilt wheel. Forse l'ilt wheel è quella che gli riesce meglio, perché avendo comunque un buon fisico e spostando il pallone in maniera laterale riesce a resistere fisicamente e quindi a passare, ma per il resto molto molto difficile. Fisicamente c'è, però vi devo dire, se lui è in corsa con la palla e c'è il difensore dietro lo regge senza problemi, quindi il difensore non lo riprende. Se però un difensore vi arriva sul fianco lo sposta. Un Koulibaly l'ho sofferto tantissimo, ho sofferto tantissimo giocatori come Van Dijk. Quindi su questo non è il massimo. Se dobbiamo fare dei paragoni, allora io vi dico, lui è un ibrido. Su old gen non è il massimo, ma non lo è nemmeno su next, perché sembra più o meno un Bayheader sotto steroidi. Quindi se giocate su PS4, per me Bayheader Centurions nettamente superiore, Douglas nettamente superiore, Butragueño nettamente superiore, perché sono assolutamente più agili. Se giocate su next gen non prendi il lenti,
CR7 per esempio ha lo stesso prezzo ed è molto superiore. Alandif, se lo sapete utilizzare, è molto superiore perché ha fisicamente velocità. Ricorda vagamente Lautaro Martinez, ma nella versione World Cup Phenoms, fisicamente, come velocità, come movimenti, però con una finalizzazione migliore, ovviamente. Vi devo dire, lo consiglio? Assolutamente no, perché se dovete spendere tutti quei crediti su Next o su Old Gen, prendete quelli che vi ho detto, quindi su Next CR7, Rule Breaker ad esempio, mentre su Old andate su Dalglish, Butragueño o Belleder. Se invece volete proprio Richarlison perché vi serve un attaccante brasiliano o del Tottenham, compratevi quello World Cup, che rispetto a questo ha davvero pochissime differenze. Se riusciamo lo andiamo anche a vedere. La differenza tra le due carte, a parte i 200.000 crediti, perché Richarlison World Cup costa all'incirca 250.000 crediti, ma è di uno in ogni statistica, uno preciso. Quindi io vi posso dire, questo lo provai ed è assolutamente la stessa identica cosa. Quindi questa era la recensione di questo nuovo Richarlison, devo dire abbastanza deludente. Adesso però voglio sapere la vostra nei commenti qui sotto. Lo avete sbloccato? Volevate sbloccarlo? Siete d'accordo con quello che ho detto, se lo avete già sbloccato? Quindi fatemelo sapere, vi aspetto come sempre anche su tutti gli altri miei social, di cui trovate i link qui sotto nella descrizione. E noi ci vediamo alla prossima recensione o semplicemente al prossimo video. Bella.